Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile. Se vi dicessi che con 100 euro potete avere un tablet fluido, veloce e utile, beh, vi direi una cazzata. Adesso vediamo perché. Come avete capito dall'intro, sicuramente non sto recensendo un top tablet, bensì un tablet economico dell'azienda Dragon Touch, il Notepad K10. Allora, diciamo che come avete capito mi sono rimesso un attimino a fare video e allora sono andato un po' a spulciare le mail che mi sono arrivate in questi mesi fra le varie proposte. Ho detto tablet Dragon Touch, il nome era figo, ho detto ma sì dai, ho detto ok, mandatemelo, perché ovviamente le aziende, queste aziende piccole, nuove o comunque di gadget mi hanno scritto in tutti questi anni in continuo. E allora mi sono fatto mandare questo tablet, ma solo dopo ho visto le caratteristiche tecniche e il costo. Allora, Dragon Touch per lo più è un'azienda che produce tablet, ho visto su Amazon, per diciamo bambini fondamentalmente. Questo è il loro top di gamma e ha un hardware diciamo di 4-5 anni fa. Adesso andiamo velocemente a leggere la scheda tecnica, non so neanche stamparla perché è qua dietro, è molto semplice. Allora, Android 9.0, poi abbiamo 2 giga di RAM e 32 di memoria. Un processore MediaTek quad core da 1.3 GHz Cortex A53 a 64 bit, forse ve lo ricordate, è stato uno dei primi a 64 bit MediaTek che andava sui dual SIM quando ancora avevo cominciato a recensire, quindi parliamo di più di 6, no, diciamo 5-6 anni fa, 5 anni fa. E vabbè, conosciamo a memoria le prestazioni, una GPU Mali 720 che non è malissimo, diciamo MP2. Risoluzione 1280x800 pixel su 10 pollici circa, fotocamera 2 megapixel più 8 megapixel, ovviamente in generale i tablet con le fotocamere fanno pena, questo in particolare, e anche la batteria non è proprio capientissima, 5000 mAh, vi dico già che la durata è nella media. Allora, il tablet è questo, ve lo faccio vedere al volo, scusate intanto l'inquadratura, è difficile non farvi vedere i riflessi nel video, già acceso, il tempo di accensione nella media. Allora, cosa dire, le cornici sono nella media di un tablet di qualche anno fa, non sono sottili, non sono troppo grosse. Vabbè, abbiamo una pellicola di plastica preapplicata che trattiene ovviamente molte ditate, ma immagino che anche non l'ho tolta, ma anche il vetro, tra virgolette, sotto la pellicola non sia di grandissima qualità, sicuramente tiene ditate e si graffia facilmente. Non è molto spesso, è abbastanza sottile. E anche costruito abbastanza bene comunque, va detto, perché questa parte qui, nera centrale, è in alluminio, verniciato, carino. Qua abbiamo, non sto, abbiamo lo slot per la micro SD e due finti slot per la SIM, quindi immagino che fosse da qualche parte o semplicemente un cinese ribrandizzato. Da qualche parte ci sarà anche la versione con la SIM, non è questo il caso. Qua abbiamo lo speaker, posizione molto molto triste, visto che quando si sente, cioè non sono potentissimi, per di più sono dietro, quindi scomodo. E fondamentalmente basta, abbiamo qua l'ingresso micro USB con l'ingresso anche mini HDMI per connetterlo eventualmente a uno schermo. Accensione, qua abbiamo il bilanciere del volume, il microfono per le chiamate ovviamente VoIP e basta fondamentalmente, quindi questo è il tablet. Allora, sarà una recensione molto molto rapida e parlo anche in generale dei tablet, che sono degli strumenti che non ho mai considerato particolarmente utili, parlo anche degli iPad. Adesso non parlerò di iPad perché non li provo da un po', però la filosofia più o meno è sempre quella. Per i tablet Android sono semplicemente dei telefoni spesso anche meno prestanti e con uno schermo più grande, che fanno anche delle cose peggio, tipo display, tipo fotocamere, questo è quello che penso io, poi c'è sempre l'eccezione, ma mediamente è così. E quindi semplicemente avere un tablet per avere uno schermo più grande, non so, non mi ha mai convinto. Piuttosto preferisco prendermi un computer, magari Windows, che è più produttivo, un convertibile o un tablet, insomma, che costa sicuramente di più, però ripeto, è più utile. E poi se serve si può vedere tranquillamente qualche video, film, Netflix anche su quello. Su Android alla fine, ripeto, questo può aver senso se avete dei bambini, a parte che in generale sono contro l'uso dei tablet in tenera età, però magari sapete, per vedere dei video con i bambini o cose del genere, può anche avere un senso. Allora,
Le caratteristiche tecniche le ho lette, lo schermo è un 10 pollici con una risoluzione 1080x800, quindi bassa densità di pixel. Adesso vediamo se... Non mi ricordo più neanche la videocamera quanto riesce... Cioè, forse si vedono anche dalla videocamera i pixel, penso di sì. Non è proprio sì, il massimo della vita. La luminosità è bassetta e la batteria, come vi dicevo, vi parlo subito, non dura tantissimo. Ho fatto due ricariche. È vero che ci vogliono ancora 5-6 ricarichi per avere il massimo delle prestazioni, però non è fantastico. È vero che non è molto energivoro, è vero che l'ho testato abbastanza con i giochi, ho cazzeggiato un po' con i giochi, quindi, e ho visto un po' di film su Netflix, quindi ok, l'ho usato in maniera multimediale spinta, tra virgolette, però comunque non mi è sembrato una bestia di durata di batteria. Tra l'altro, non vi ho detto, ma nella confezione abbiamo soltanto l'alimentatore a 1,5 A e il cavo USB micro USB di qualità media bassa, ok? Allora, cosa dire? Fruttare il tablet X, solite funzioni, quindi tenendo premuto si cambia su onde, widget, eccetera. Qua abbiamo le impostazioni, luminosità siamo già al massimo, andiamo alle impostazioni. Vedete, la velocità di apertura non è proprio istantanea, sistema. Abbiamo qua aggiornamento di sistema Android 9, come vedete, non ci sono aggiornamenti. Ripeto, in generale non è mai lento, semplicemente non è neanche veloce, ok? E poi col tempo, andando a riempire la memoria, sicuramente rallenterà, avendo una memoria non ovviamente UFS, quindi molto lenta. Allora, parlare subito, lavoro anche della fotocamera per toglierci il pensiero. Fotocamera di qualità bassa, come vi dicevo, ovviamente. Non punta sicuramente la fotocamera, anche questa può far divertire magari bambini a fare delle foto così, tanto per... Ah, ecco dove era la mia SD, che non trovavo, va bene. E comunque la qualità è quella che è, con buona luce sono anche da 5,5, con poca luce sono da 4. Questo è un selfie, anche questo non lo vedrete, ma è pochissimo definito, però video in HD frontali che va bene per delle chiamate magari Skype, eccetera, che adesso ovviamente col Covid vanno ovviamente... tra virgolette di moda, anche se non è la parola giusta. Questa è una foto HDR, scusatemi, questa è una macro classica, la qualità si vede non è definita, è sgranata, rumore video, foto all'aperto, già meglio. Altra foto in controluce, molto bruciati i bianchi, vabbè, normale. E foto con luce media, rumore video e qualità bassa, quindi riparto fotocamera è quello che mi aspettavo, da 5 scarso come voto se dovessi darne uno. Le applicazioni di Google funzionano bene, adesso voglio andare al volo su YouTube. Ok, andiamo sul mio canale al volo. Apriamo un video magari... Beh, questi sono gli ultimi miei video, con il mio ultimo acquisto sportivo. Sì, farò anche un po' più video di macchine, probabilmente, non so ancora. Comunque andiamo su... No, copyright sound. Sperando che YouTube non mi rompa le scatole. Andiamo a sentire una canzone a caso. Volume al massimo, cosa dire? Non è il massimo, specie tenendolo in mano così si va un po' a coprire e ovattare il suono. Mancano completamente i bassi e gracchia magari in alcuni momenti anche leggermente. Quindi sì, l'ho usato per vedere dei film su Netflix, come vi dicevo, e non è il massimo. Andiamo al volo su Netflix. Sempre sperando che YouTube non mi rompa le scatole. E faccio partire, non so, a caso questo, che l'ho già visto tutto, ma comunque abbassiamo il volume così magari YouTube fa più fatica a capire cosa mi sto mostrando. Vabbè, i cartoni si vedono bene perché in generale magari è meno importante che la risoluzione sia alta. Gli angoli di visione non sono malvagi, vi dico la verità. Ecco, questo poteva andare molto peggio, invece l'abbiamo passata liscia.
i colori un po' slavati, display, anche il display si vede che c'è spazio, tra virgolette, fra il vetro e il display. Anche qui non è il massimo. Però comunque si lascia guardare, ho visto, ripeto, qualche film per provarlo e vabbè, alla fine sono meno maniaco di una volta, vi dico la verità, quindi secondo me comunque per un utente che non ha grossissime pretese può andare bene. Allora, facciamo anche una navigazione al volo sul Corriere, come sempre, della sera. Ok, andiamo a mettere in modalità sito desktop. E bene o male si riesce a navigare decentemente. Il touch risponde abbastanza bene. Ricordiamoci sempre che stiamo parlando di un tablet da 100 euro scarsi. Vediamo che si accenda. Se si accende, scusatemi, che scarichi. Caricamenti sono velocissimi. Asphalt neanche mi sono messo a provarlo, perché neanche Real Racing. Perché sicuramente per girare gira, ma girerà con dei lag. E sì, non è il suo, anche se sicuramente lo regge, ve lo dico. Questo è più un, ripeto, ho spiegato giochi semplici, che sono giochi che magari farebbe un ragazzino, o comunque un utente che o non gioca o. Anche qua qualche mini, ecco, vedete, lag anche nel trascinamento. Ok, va bene, dai. Avevo fatto carriera, adesso poi ho fatto combattere veloce. Cioè, insomma, i lag si vedono, non è fluidissimo, avrà un frame rate di 20, se va bene. Ho provato anche Beach Buggy, stessa cosa, ho messo le impostazioni tutta manetta, lag, andando a mettere le impostazioni medie. Risulta, facciamo scoppiare apposta, non l'ho presa neanche. Risulta un pochettino più fluido, agile e si riesce a giocare, va bene? Ok, quindi arriviamo alle conclusioni. Cosa dire? È un tablet che mi sento di consigliare soltanto appunto per utilizzi veramente saltuari, per vedere qualche film, video, filmetto, insomma, magari con l'utilizzo di una cassa Bluetooth che ormai ti hanno dietro anche quelle, perché pecca molto la parte audio, secondo me. Ovviamente è un tablet, quindi in generale per me è uno strumento che si usa poco, e quindi sì, sono il primo a dire che non ha senso spendere 500 euro per un tablet Android almeno. Però sì, magari neanche 100, ecco, io consiglio di sfruttare su una fascia un pochettino più alta, ormai si trovano con 250 euro tablet con 3-4 giga di RAM, più memoria, magari in generale processori e schede video un attimino integrati più potenti. E consiglierei di stare almeno sui 200 euro, qualche Huawei, qualcosa si trova, ecco. È in linea con altri prodotti con queste caratteristiche, anche che trovate in negozio, quindi il prezzo in sé non è malvagio. Ripeto, non saprei veramente a che fascia consigliarla, è un tablet che, come avete visto, fa il suo, forse fa qualche con i 32 giga pieni e magari qualche mese di utilizzo sulle spalle, potrebbe avere dei rallentamenti maggiori e quindi diventerebbe un pochettino meno usabile come fluidità generale, però per il resto avete visto, quindi vi siete fatti un'idea. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo nei prossimi video. Adesso arriveranno degli accessori, farò un video con tanti accessori della Ugreen, e poi i telefoni dovrebbero arrivarmi, perché ho fatto questo accordo con questo sito online abbastanza famoso che dovrebbe mandarmi da settembre un telefono a settimana, e in più ricomincerò con i soliti, cioè vediamo, insomma, comunque questo è il piano nel breve futuro, ok? Un saluto a tutti da Lorenzo per l'esperienza mobile. Ciao!